Zombie Apocalypse. Eccomi qui, ciao ragazze, a tutte e a tutti, bellezze e bellezzi, come si può dire bellezze e belli, soprattutto. Allora, vi ho promesso un altro nuovo video, beauty, ovvero beauty terminati, MTS, va bene? Nulla, spero che siate contenti, ma veramente adesso sono pochi, quindi vabbè, non vedo fare di più, ma io mi lavo sempre e spesso, comunque vabbè, dettagli, lasciamo stare. Premetto, piccola premessa. Non ne ho molti perché molti me li ho buttati, anche pur sapendo che volevo fare il video, ma mi sono dimenticata di volerli recensire. Allora, ho cominciato e ho terminato una maschera per i piedi della Dr. Scholl, top, eccellente, ed è di quelle che prendete anche in farmacia, non solo al Tigotà o dove volete voi. Però vuole il caso che ce l'ho buttata, quindi non la vedrete. Anzi, se trovo l'altra maschera, vi faccio una foto e ve la metto qua, così capite bene quale voglio dire. Ma penso che l'abbiate già capito, comunque nulla. Primo prodotto che vi faccio vedere e vi recensisco è... Aspettate un attimo che lo trovo, vado a random ovviamente. Sì, sempre di maschere parliamo, oltre che di altri... Scusate, bagno doccia. Questa è una maschera... viso, sì, ma va, maschera viso al melograno Hydra Bomb, ma mask, ma vabbè, maschera in tessuto, parliamo come mangiamo, anche se qua c'è scritto anche in altre lingue, ma vabbè, maschera in tessuto, maschera idratante, super idratante, energizzante, una maschera in una settimana di di trattamento in concentrazione di siero idratante e vabbè, acido ialuronico, siero idratante, ma 15 minuti di posa, ovviamente è da risciacquare perché io la risciacquo, si può anche assorbire sempre cercando di togliere e rimuovere quel siero, vabbè. Ovviamente si può sempre come si può dire, massaggiare il siero e poi risciacquare il tutto e mettere un'abbondante dose di crema, ragazze, che ci sta. Questa è la mia maschera preferita al melograno, buona, della Garnier, ovviamente, che mi sa che la consigliano anche altre ragazze qua su YouTube, se non erro, sì, fatemi sapere qua sotto i commenti, prego, grazie, l'anticipo. Poi ho finito, e non per importanza, se lo trovo da queste parti, cos'era, 3 euro, intorno alle 3 euro pare costava, sto dentifricio qua della Total Complete White, original, sì, quello classico sarebbe, non mi ricordo, pare sì, original. Allora, protezione, ok, da Colgate, comunque da 700, no, sì, ciao, buonanotte, ci sei? Buona, me la, boh, 75 ml di prodotto, ecco qua, vedete, sì, stavolta sto registrando in frontale perché viene meglio anche così tante volte, dipende dal video che voglio registrare, però vabbè, niente, 75 ml di prodotto, e, mi piacciono, e... E l'ho usato con parsimone perché io mi lavo i denti non più di 2 volte, ma anche più di 2 volte. Cosa sto dicendo? 4-5, basta che sia. Perché dipende da quello che mangio. Non sono fissatissimo con la faccia dei denti, ma mi lavo, giuro. E abbino anche un buon colluttorio ai denti, che sarebbe questo qua. Il mio amato Listerine. Listerine da 600 ml di prodotto, che io non lo so perché, ma ho il vizio di terminarlo in 3-4-8 alla settimana, 3-4 volte alla settimana. Cosa vuol dire? Che tutte le volte che io uso questo, non lo so perché, ma va via come il pane anche questo. Voi direte, non sei contenta? Sarei contenta di finirlo piano piano, di andarci piano con le cose, perché anche i colluttori non fanno bene alle gengive e ai nostri denti, a meno che non sia uno della CuraCeuticals, ma anche lì c'è da andarci piano, perché sono sempre medicinali e veleni, come suol dire, quindi andateci piano, punto. Poi, cos'altro c'è qua? Non so più dove poggiare la roba, vi giuro. Ho terminato un shampoo antiforfora della Garnier Fructis.
dicono carniere, allora mi aggiungo anche io come le pecore, ma va bene. No, vabbè, chiamarle pecore è brutto, però, raga, e la verità è questa. Allora, no, non vi considero pecore, scusate, però molti dicono così. Sbagliata, dai, non diciamolo più. Comunque, carniere sembra antipatica, però io non so perché dicono così molti. Vabbè, no comment. Fructis Garnier, antifarfalla, shampoo lenitivo, anticomparsa per ben 4, e dico 4 settimane. Pirottolamina, vabbè, capelli normali. Vabbè, qua ci doveva essere scritto capelli secchi e ricci, però sapone e profumi non se ne è trovato qui in Sardegna. Io non ho né Etilotà né tantomeno Primark o Tiger, quel che cavolo è. Comunque, questo l'ho preso a sapone e profumi per non andare direttamente a Douglas. Ci sono andata lì. Lì, allora, fate caso che io la profumeria ce l'ho a non so quanti metri da casa, quindi mi tocca allontanarmi un po' di più e vabbè, farmi quattro passi. Questo, quante volte mi ci lavo questo? Ogni volta che mi faccio la doccia mi lavo anche i capelli, la testolina, e sono 250 ml di prodotto. Sì, 250 se non ci credete. Eccolo qua, vedete, si vede, sì che si vede. Sono 12 mesi di pausa, la scadenza del prodotto aperto. Cosa dire? A 60 secondi di posa da contarli, perché così almeno va via la forfora, ovviamente. E vi direi anche una cosa, che funziona questa cosa di 60 minuti di posa, vanno benissimo. Perché voi contate fino a 60 e poi vi risciacquate, poi se non basta ve lo riapplicate e ricontate ovviamente fino a 60, e così vi risciacquate, poi quando andate a spazzolarvi i capelli eccetera, si spera che appunto, come si suol dire, che il capello e la cute del vostro capello siano puliti e basta, così. Poi cos'altro c'è? Una crema, questa crema qui della Vichy. Sì, ragazze, avete capito bene, la Vichy l'ho terminata. Purtroppo la devo ricomprare, ma non subito, perché prima voglio terminare un'altra che ho aperto, ed è della Nivea. E Nivea è un amore mio, perché quando ero ragazzina compravo Nivea, però adesso che sono diventata più grande, non che non lo usassi anche prima Vichy, però Vichy è molto buono e mi aiuta tanto, perché ho una pelle un po', non dico molto disastrata, perché non ho mai avuto una pelle tanto, come si suol dire, brutta. Però ogni tanto che foruncolo mi arriva, quindi in pre non vi dico cosa perché lo sapete. Quando sono del periodo di noi donne, si sa che arrivano queste cose, ci sono le brufole, eccetera, e quindi questo mi va bene. Ma vabbè, anche per curarsi un po', per tenermi un po' meglio, utilizzo questa. Mi fa una bella liscia, bella compatta, bello tutto, e soprattutto mi fa una pelle bella elastica anche, e ha un profumo, è anche molto confortevole e eccezionale, e non è per niente fastidioso. Quindi Vichy è buona, ve la consiglio. 50 ml di prodotto per un paio di quanti mesi? 12 mesi. Anche questa l'ho finita non so in quanti giorni e mesi, ma vabbè, io ci vado piano con le creme, poi ogni volta me le magno come il pane, ovviamente, giusto. Ma è giusto che sia così, ragazze. Bisogna che ci curiamo in qualche modo, che ci teniamo belle, profumate, eccetera, belle presentabili, dai. Poi, come altro prodotto, ho finito e sto per ricomprare, ma non subito perché non mi occorre all'istante. Questa maschera qui di Garnier, sì, Garnier di nuovo, ultra dolce hair remedy, maschera nutriente, 1 minuto di posa, ma io anche di più lo tengo, perché dipende, con i capelli che ho miei sono veramente terribili, allucinanti, e quindi capelli disastrati, disidratati e secchi. Disastrati, che sto a dire? No, vabbè, disidratati e secchi. Sì, sono questi. Questa qua, questa maschera si vede. Se faccio così, yes, sì, si vede. Ok, devo fare così.
disidratati e secchi, questa maschera me l'ha subito ridomati, messi a posto. Qua c'è un rimasuglio, ma va bene, chi se ne frega. Ah, questa è finita e mi è piaciuta. Perché? Perché li districa, li scioglie i nodi. Che volete di più? Anche se cercate di pettinarli con la, il pettinino, quello che è. In un attimo vi pettinino non si può sentire, però è così. Il pettine, quello per sotto la doccia, vi fa il capello bello a posto e bello in ordine. Non dico che ve li fa come la sirenetta, sirenetta, come si chiama quell'altra? Ariel, ma mi sento ordinata a posto. Ogni volta che faccio questa maschera ho un aiuto fantastico, una manna dal cielo è questo prodotto, ve lo assicuro. Che adesso non voglio fare quella che se la tira per questo prodotto, ma davvero mi è piaciuto tanto, l'ho adorato questo prodotto, molto buono. Non si adorano i prodotti, si adora Dio, però vabbè, dettagli, nulla. Allora, altri prodotti che vi consiglio e straconsiglio sono questi della Vidal bagno doccia body wash energizzante vitamina C. Questo qua, Cruelty Free, approvato dal, vabbè, qua non sto qua a dirvi cosa, comunque vabbè, c'è anche il disegno del, come si chiama, coniglio, molto buono, fantastico, e ha una promozione che a me è piaciuta da matti, ma a mia nonna mica tanto, però vabbè, promozione fantasiosa, fantastica, fantasiosa non mi piace, però si può dire che era paradisiaca, ma ancora più paradisiaco. Non volete che ve lo mostri? Ma dai, ragazzi. È il Amount et Carité di Allergan, sarebbe? No, ho sbagliato. Cioè, io ho detto a Blue Cherry che era Allergan, sbagliato. Burro di karité e olio di mandorle dolci. Burro di karité. Vabbè, comunque niente. Questo ve lo consiglio perché non è all'olio di argan, ho sbagliato. Ed era al burro di karité e olio di mandorla. Dolce non si dice, non si legge, non c'è scritto. C'è scritto olio di mandorle. Parliamo come c'è scritto, che caspita. Allora, burro di karité, olio di mandorle dolci, olio con mandorle di karité, mandorle dolci. Dove sta scritto olio di mandorle? Altro niente. Nisba. Karité nutre e idrata intensamente. La pelle è avvolgente, delicata, veloce, povera e arricchita. Con l'innovata tecnologia, complesso. Vabbè, non sto qua a farvela troppo lunga, se no viene un pappone che non vi dico. Comunque, 500 ml prodotto per un paio di 12 mesi. Ti sei trovata bene o male? Benissimo! Lascia la pelle idratata, pulita e profumata. Però vabbè, ognuno può dire la sua, può dire solo che lava e ciccia. Però a me piace perché fa un rilascia, oltre che, oddio, c'è un capello. Oltre che fa un nebbia, un profumo, un bagno incredibile. E più vi lascia la pelle profumata ed è tersa, bellissimo. Questo non fa irritazione, anzi, devo dire la verità. Ogni tanto utilizzo anche come si chiama quel bagnoschiuma che amo tanto da quando l'ho riacquistato? Il Mantovani. Anche il Mantovani non è male per niente. Scusate, stavano usando ha un profumo, questo Vidal, che non ha, che vabbè. No, non voglio dire altro. Siamo tardi. Sì, è buona ragazza, che dire? Mi è piaciuto. Lo ricompro, sì, lo ricompro, ma al momento prima, anzi, ne ho un altro in scorta, quindi ho poco da ricomprare perché ne ho un altro in scorta. Quindi va bene così. L'altro che dovrò ricomprare appena finisco questi due, perché ne ho due dentro, oltre a aver finito questo qui e quest'altro, ne ho altri due, uno in doccia. L'altro che è questo qua che vi sto presentando in video, e l'altro che ce l'ho sotto qua nella postazione del make-up barra computer. Quindi, che dire, mi è piaciuto e lo ricompro appena ne trovo l'occasione. O se no vado col Mantovani, che anche il Mantovani non è male per niente, dai. E nulla ragazze, io adesso rimetto tutto a posto e vado a fare la mia amata ricorda amata, ma che cacchio dico, la mia raccolta indifferenziata,
E ci vediamo noi al prossimo video. Perché no? Mettete un bel like di supporto. Questo era tutto il mio bottino da buttare nella raccolta indifferenziata. E noi ci si becca al prossimo video. Ciao, like, commento e se vi va ci si vede con una nuova iscrizione. Se vi va, iscrivetevi e commentate. Ciao, a presto. Anzi, a dopo un altro video se mi riesce. Non lo so, ci voglio pensare che cavolo di video vorrei fare. No, vi lascio in suspense, ok? Ciao. Sì, ciao. Zombie apocalypse.